Ciao a tutti! Oggi vi mostrerò come realizzare una pizza dolce in padella. Io la farò con la crema spalmabile Galamella, senza olio di palma, questa qui. Adesso vi elenco gli ingredienti. 165 g di farina 00, 65 ml di acqua, 35 ml di latte, mezzo cucchiaino di zucchero, mezzo cucchiaino scarso di sale, un cucchiaio di olio extravergine di oliva e mezza bustina di lievito per dolci. Per prima cosa setacciate la farina insieme al lievito. Quindi mescolate i due composti. Dopo aver fatto questa operazione, prendete una padella 24 cm. Quindi sporcatela con dell'olio. Con l'aiuto di un pennello fate così su tutta la superficie. Per bene. Quindi cosa farete? Inserite tutta la farina dentro la vostra padella. Aggiungete il cucchiaio d'olio. Il mezzo cucchiaino scarso di sale. Mezzo cucchiaino di zucchero, l'acqua e il latte. Quindi mescolate tutto il composto con un cucchiaio di legno. Così. Schiacciate con il palmo della mano unto d'olio e coprite tutta la superficie con la pasta. Adesso adagiate tutta la Nutella o la crema spalmabile. Dopo aver ricoperto con la Nutella, lasciando libero un pochettino di bordo, richiudete con il coperchio. Quindi mettete a fiamma bassissima per 15 minuti. La taglio a metà. Quindi cospargo, se a voi piace, la superficie con del cocco essiccato. Adagio la metà che ho tagliato sopra l'altra. Polverizzate la superficie con dello zucchero a velo. Ed ecco una merenda facile e veloce da realizzare. Sono degli spicchi di pizza ripiena di crema spalmabile o Nutella. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta. Io vi lascio alla prossima. Ciao ciao!